Forlì Airport è la società di gestione privata dell'aeroporto di Forlì. È una società, come dicevo poc'anzi, privata che si è aggiudicata un bando europeo per la gestione dell'aeroporto di Forlì. L'aeroporto di Forlì è un aeroporto che era gestione pubblica fino al 2013, poi è stato chiuso per diversi anni, fino al 2019. La società di gestione privata ha poi fatto un investimento complessivo di 18 milioni di euro per ristrutturare completamente l'aerostazione e ripristinare tutti i servizi al top del livello, e purtroppo c'è poi stato uno stop di 2 anni dovuto fondamentalmente alla pandemia, e poi adesso di fatto già da quest'estate siamo partiti fortissimi con la ripresa del traffico aereo e quindi con un'attività di focalizzata a riportare tutti i vettori all'interno del perimetro dell'aeroporto e far ripartire uno scalo che è proprio al centro della Romagna. Come dicevo, lo scalo è assolutamente a gestione privata, quindi questo ci dà la possibilità di muoverci in totale autonomia con i vettori, con le politiche commerciali che ci consentono di facilitare lo sviluppo del traffico aereo dal Forlivese, e quindi questo ci dà la possibilità di crescere anche in maniera sostenuta, e i numeri già di quest'estate ci hanno dato molto conforto in questo senso. E qui in fiera al TTG Travel Experience di Rimini presentiamo un progetto molto importante, un progetto che darà ulteriore robustezza al traffico aereo dell'aeroporto di Forlì. Noi presentiamo una cosiddetta virtual airline, ovvero una compagnia aerea che sarà guidata commercialmente dallo stesso aeroporto di Forlì, quindi la società di gestione aeroportuale che definirà una network di destinazioni in partenza dall'aeroporto di Forlì, i ricavi e la pianificazione è tutto a carico dell'aeroporto di Forlì. Poi ovviamente in questo caso, non avendo una licenza da operatore aereo in prima persona, ci affidiamo a un operatore che tecnicamente in tutta sicurezza opererà i voli, però diciamo che la responsabilità commerciale di tutta l'operazione è in capo all'aeroporto di Forlì. Abbiamo fondato o è costituito una società controllata al 100% dalla società di gestione aeroportuale proprio per fare tutta questa attività, e parallelamente alla compagnia aerea ci sarà anche lo sviluppo di un tour operator per la vendita attraverso le agenzie di viaggio del territorio romagnolo di pacchetti di viaggio con destinazione le città e le località balneari, soprattutto, che saranno programmate in partenza da Forlì. Il trasporto aereo, dopo i 2 anni terribili chiaramente della pandemia, che hanno toccato il settore del trasporto e del turismo in maniera molto molto pesante, è tornato a crescere in maniera molto significativa. Il traffico di corto e di medio raggio, quindi il traffico domestico, il traffico point to point europeo e anche il traffico di vacanza di corto e medio raggio, già nel 2022 è tornato ai livelli del 2019. Stiamo parlando di un'industria con numeri in fortissima crescita. L'industria del trasporto aereo non è un'industria che tenderà a stabilizzarsi o a diminuire i propri volumi, è un'industria che continuerà a crescere in maniera molto importante. I voli a lungo raggio ancora non sono tornati ai volumi pre-pandemici, però tutto quello che è il bacino europeo, il bacino del turismo di vacanza è tornato in maniera fortissima, e quindi anche per lo scalo di Forlì ci sono delle ottime prospettive di crescita. Noi chiuderemo l'anno 2022 con 85.000 passeggeri, e già per il 2023 abbiamo un budget di raggiungere i 200.000 passeggeri. Nei prossimi 3 anni l'obiettivo è di tornare ai volumi del 2013, che dicevano che Forlì era capace di far viaggiare più di 850.000 passeggeri ogni anno.